Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 9:36 minuti in questo istante di oggi, venerdì 26 maggio, venerdì assolato e caldo qui a Milano. Come sempre il Good Morning, spesso e volentieri abbiamo degli ospiti, quando invece abbiamo qualche notizia così da andare ad approfondire. Facciamo dei collegamenti, oggi una di quelle puntate da collegamenti, ma come potete vedere in sovrappressione, anche una di quelle puntate in cui potete chiamarci direttamente voi allo 02 4952 6033. Non chiamate in questo istante perché trovereste occupato, perché ho già al telefono la mia prima ospite di oggi, un'amica di Milano All News, una persona davvero importante, la definisco perché è una persona che ha delle vision davvero interessanti, proprio di vision ci parlerai, anzi magari ci spiegherai anche cos'è questa vision. Stiamo parlando dell'architetto Isabella Inti di temporiuso.net, che abbiamo appunto al telefono per parlare di un tema davvero importante, che è quello dei mercati generali di Milano. Prima di tutto, quindi, buongiorno Isabella. Buongiorno Fabio e a tutti gli ascoltatori di Milano News. Isabella, come stavo dicendo appunto ai nostri ascoltatori, c'è un tema intorno ai mercati generali di Milano, magari poco conosciuti, ma che in realtà è molto importante. Perché? Spiegacelo tu. Sì, i mercati generali di Milano sono un patrimonio materiale e immateriale della nostra città. Sono collocati nella zona est di Milano da oltre un secolo, sono da lavorare a 3.400 persone e movimentano circa 10.000 persone appunto nelle aree dell'ortomercato, del mercato ittico e mercato dei fiori. Però sono composte da 5 aree: l'area dell'ortofrutta, l'area del mercato appunto ittico dei fiori, un'ex area del macello che adesso è in stato di abbandono da oltre 30 anni, un'ex area dell'avicunicolo o dei polli che appunto è in stato di abbandono ma anche abitata da una ventina di famiglie, di lavoratori che lavoravano e lavorano al mercato nuovo anche dei polli, e sul fronte strada di Viale Molise 7 palazzine Liberty, in stato di in parte di abbandono e in parte utilizzate sia da un servizio pubblico come l'ASL di Milano, da un gruppo di artisti, ad oggi associazione, che è il gruppo di Macao, e dall'associazione Temporiuso Net con altre realtà. L'associazione Temporiuso Net appunto ha un comodato con un contratto di riuso temporaneo grazie alle politiche pubbliche del Comune di Milano, e dal 2013 gestisce la Palazzina 7, un cortile e la Pensilina 8, ospitando una ciclofficina, cucina e vulcano, due atelier Candiotte per il riciclo e Futz Atelier di un architetto fotografo, e al piano superiore, al primo Di piano, un Molis. appartamento per studenti di università pubbliche. Ecco, perché siamo qui a parlarne oggi? Perché qualcosa potrebbe cambiare, o meno noi ci auguriamo di no, nel senso che, puoi correggermi Isabella se sbaglio, appunto in questi anni Temporiuso e gli altri attori che sono appunto sul territorio in questo momento hanno rigenerato degli spazi, perché ricordiamoci, le palazzine, ad esempio la Palazzina 7, proprio quella che voi occupate in maniera più che legale, dal punto incomodato d'uso dal comune, era in stato d'abbandono. Voi l'avete ripresa, l'avete rigenerata, avete creato un polo importante dove appunto dimora di studenti al primo piano, atelier, abbiamo detto, la bassa macelleria è un luogo dove quasi quotidianamente avviene qualcosa anche per il quartiere intorno a questa immensa area dismessa. Ma oltre a fare questo avete anche avuto appunto una vision, avete l'idea di come si potrebbero invece sviluppare anche le altre aree che sono davvero immense e abbandonate. Ma sembrerebbe che anzi il lavoro fatto, la fatica fatta non sia poi così apprezzata, verrebbe da dire, perché insomma sembrerebbe che si voglia vendere tutto al privato di turno. Purtroppo sì, queste 5 aree che sommate insieme fanno circa un terzo del centro storico di Milano, perché stiamo parlando davvero di un'area molto grande.
avrebbero bisogno oggi di una regia pubblica per la rigenerazione, un po' come si sta facendo adesso per i 7 scali di Milano, che sono un'altra grande fetta di 1.200.000 metri quadri. Potremmo veramente definirlo l'ottavo scalo questo. Esatto, e di fatto c'era un ottavo scalo, che era appunto lo scalo di Porta Vittoria, dismesso una ventina di anni fa, e tra l'altro è uno dei cantieri incompiuti, nel senso che sono state appunto tolte le rotaie dei binari, fatto un PI, un piano di intervento integrato, ricostruite delle abitazioni con un sistema di spazi pubblici, però il cantiere si è interrotto purtroppo. Uh-huh. E ad oggi soltanto un palazzo su Porta Vittoria è abitato, gli altri palazzi rimangono vuoti e gli spazi del sedime ferroviario non sono diventati un parco lineare, ma sono ancora in attesa di un progetto. Per cui bisogna stare molto attenti ad oggi, nel senso che l'incertezza economica, politica o anche i contrasti con la cittadinanza possono inficiare anche nella buona riuscita di una parte di rigenerazione per aree così grandi. Per cui chiediamo che il Comune attivi per tutte e cinque le aree un percorso di dibattito pubblico, di ascolto della cittadinanza, di contributi, di idee che possono venire da chi risiede all'intorno, ma anche di esperti, per la costruzione di vision su queste cinque aree. L'anno scorso, in questi anni, sì, non soltanto noi, ma anche il Politecnico di Milano, alcune accademie come la NABA ed altre hanno già attivato numerosi progetti, idee che hanno discusso talvolta appunto con gli assessorati all'urbanistica o anche per le politiche giovanili o l'agricoltura. Ci piacerebbe riprendere queste idee, giusto perché, per farvi un esempio, anche in altri contesti nazionali e internazionali, grandi aree che non trovano subito una destinazione d'uso più tradizionale di palazzine con un parco pubblico possono diventare però ad esempio sede, noi pensavamo ad esempio nell'area dell'ex macello, un po' come è avvenuto a Detroit, per un'agricoltura urbana. Milano, ricordiamoci che è una delle più grandi città agricole d'Italia. Per cui, perché no, in attesa anche di altre destinazioni d'uso, dove esistono davvero enormi spazi aperti. Isabella, stiamo vedendo proprio in questo momento, infatti, il vostro progetto, lo stiamo facendo vedere a chi ci segue da casa, con queste aree completamente pensate e rigenerate, diciamo. Esatto, per cui sull'area dell'ex macello sarebbe interessante pensare anche a una grande polo permanente di una grande fiera tipo Fa la cosa giusta, legato anche agli stili di vita sostenibili e all'agricoltura urbana, con serre, frutteti, magari inizialmente anche una piantagione di pioppi che può ripulire i terreni da agenti inquinanti. Nelle aree dell'ex avicunicolo, dove ci sono ad oggi queste 20 famiglie di ex lavoratori del mercato dei polli, sarebbe interessante proseguire anche una loro proposta che hanno fatto anche l'assessorato alla casa con l'assessore Rabaiotti, perché il restante delle abitazioni ad oggi vuote magari possa essere assegnato invece come housing sociale, e anche, perché no, attivare dei progetti anche innovativi di collaborazione della cittadinanza nella ristrutturazione delle abitazioni. Isabella, mi verrebbe da dire che appunto, cioè, avete pensato a tutto, cioè avete una soluzione, avete la risposta pronta a qualsiasi domanda. Quindi dov'è il problema? Cioè, come mai non si riesce a far partire un processo del genere? Al momento, allora, c'era stata una grande collaborazione con il precedente presidente di Sogemi, il dottor Zinna, che appunto aveva accolto anche l'esiti di queste idee di vision con un workshop fatto l'anno scorso con questo studio molto importante olandese, si chiama Superiore Studio. Eravamo rimasti che a settembre 2016 ci saremmo rivisti per costruire un tavolo di lavoro per portare avanti queste idee. Sì, e sicuramente, come avviene anche per altre aree della città di Milano, sarebbe interessante ricontattare alcuni assessorati che in questi anni sono riusciti anche a capitalizzare dei dinari per sviluppare le aree. Mi viene in mente
recentemente ad esempio Open Agri dell'assessorato di Cristina Tajani, uh-huh. un progetto interessantissimo che ha anche le gambe, ossia l'apparato economico per portare avanti i progetti. Ma il presidente di Sogemi non è arrivato a mangiare il panettone, oggi, come si dice. Esatto. Giusto. Il presidente attuale, il dottor Ferrero, è di altro, come dire, opinione, per cui ha incarico di sviluppare l'area dell'ortomercato, sì. che sicuramente è attiva e, come dicevo prima, dà da lavorare a un settore molto importante ancora per la nostra città, ma degli edifici di architettura brutalista molto interessanti che però hanno bisogno di nuove infrastrutture e servizi. Per fare ciò sicuramente servono dei nuovi investimenti e la modalità trovata dal dottor Ferrero è quello di vendere le palazzine lungo Viale Molise. Noi non pensiamo sia questa l'unica soluzione e anzi auspichiamo non lo sia, in quanto la vendita di queste palazzine innanzitutto non porterebbe, porterebbe a una perdita anche di un bene comune. Le palazzine erano state anche richieste come appunto bene comune dal Municipio 4 ancora nel 2012 con una delibera. Si era proprio detto di destinarla ad attività socio-culturali okay. con anche possibilità, per carità, anche di aprire bar e ristoranti legati. Ecco, Isabella, poi scusa se non se ho capito bene, oltretutto c'è questa idea appunto dalla presidenza del Sogemi di vendere per fare, diciamolo, cassa per poi ok sì. investire nell'area dell'attuale mercato ancora in funzione, ma non c'è comunque però una visione di rigenerazione o comunque di farci qualcosa invece delle altre aree dismesse. Esattamente. Quindi rimarrebbe comunque un vuoto all'interno poi di questa immensa area, giusto? Esatto. Purtroppo in questi mesi si è polarizzata una discussione: rigeneriamo l'ortomercato vendendo le palazzine, in quelle palazzine uno dei soggetti attivi è Macao, salviamo Macao comprando questa palazzina, e si distrae, mi spiace dirlo, l'opinione pubblica dal fatto che le aree sono cinque, ci sono altri soggetti e è davvero necessario parlare di una rigenerazione per tutte e cinque le aree, perché sono un patrimonio materiale e immateriale della nostra città. La vedere proprio che nascerebbe poi un corridoio di degrado e abbandono che dividerebbe le due aree in maniera poi a quel punto davvero difficile poi da ricucire, mi viene anche da pensare. Assolutamente. Se non sbaglio, io poi chiedo sempre a te, Isabella, che sei più esperta del tema, Sogemi è una società di proprietà pubblica che però insomma è nel diritto privato, opera sì. come società, però verrebbe da dire, visto che l'azionista di maggioranza è pubblico, insomma forse pensare al bene pubblico dovrebbe essere di primaria importanza, o meglio forse l'azionista di maggioranza a questo punto dovrebbe farsi sentire. Assolutamente, è una partecipata al 99,99% dal Comune di Milano, esiste solo uno 0,1% di investitori privati, per cui questo 99,99% dovrebbe poter riprendere in mano una situazione che sicuramente, come dire, anche dei meriti, nel senso che sicuramente il dottor Ferrero sta sviluppando un progetto, se non erro, di hub agroalimentare che potrà portare delle nuove idee e il tentativo di, come dire, mettere a reddito gli immobili vuoti è sicuramente qualcosa da portare avanti, ma non gli immobili vuoti e non vuoti delle palazzine, perché esistono molte altre parti che potrebbero anche essere messe a reddito e probabilmente non è neanche l'unica soluzione, nel senso che il core business dell'ortofrutta potrebbe avvantaggiarsi non soltanto di spazi rifunzionalizzati con nuove infrastrutture, ma come era emerso anche durante altri workshop di altri attori, probabilmente anche una nuova immagine coordinata legata ai prodotti del fresco, frutta e verdura. Forse anche aprirsi un po' di più la città, perché non me ne voglia il dottor Ferrero, diciamo che non è che l'immagine dei mercati ortofrutticoli a Milano sia proprio al massimo dei livelli in questo momento. Cioè. Anche una bella pubblicità legata a una mobilità sostenibile del trasporto del cibo, del pesce, dei fiori potrebbe essere interessante. L'anno scorso uno dei progetti più apprezzati proprio dalla stessa Sogemi erano queste cargo bike che potrebbero fabbricare direttamente anche l'associazione Fucine Vulcano della Ciclofficina, una flotta di 20-25 cargo bike che per il quartiere innanzitutto di Il Molise Calverate, dei ristoranti all'intorno e poi perché no tutta la città, potrebbe con l'immagine dei mercati generali distribuire frutta, verdura, il pesce e fiori freschi. Anche questo sarebbe
un piccolo gesto, ma importante per rilanciare un'immagine. Sì, per lanciare un'immagine, per riavvicinarla alla cittadinanza, e non una cittadinanza che senta parlare di quei posti solo quando ci sono scandali oppure infiltrazioni oppure cose poco chiare. Anzi, sarebbe un modo buono e intelligente per aprire una parte di città a una parte dei mercati a tutta la città, a tutta la cittadinanza. Assolutamente. Isabella, io ti ringrazio tantissimo, ti lascio perché so che sei lontanissima in questo momento, non sei a Milano, sei in Calabria a rigenerare anche lì spazi urbani o più o meno urbani, da quanto so, quindi insomma sì, il vizio non lo perdi, e per fortuna, e quindi davvero ti ringrazio tantissimo e ti lascio al tuo lavoro, grazie mille. Saluti dalla Calabria, arrivederci. Buon viaggio, ciao, grazie mille. Ecco, l'avete sentito, insomma, quello dei mercati generali è un tema davvero, davvero importante. È una di quelle aree, l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato di scali ferroviari, sono quelle aree fondamentali per il futuro della città. Attenzione, non cambierà Milano, Milano rimarrà sempre quella, Milano è tanti metri cubi, ma l'abbiamo visto già solamente nel suo piccolo, nel senso, pensate, parlo di piccolo, con l'intervento di Piazza Garolenti, dell'Isola, di Porta Nuova. Quell'area in confronto ai mercati generali, in confronto agli scali ferroviari, è un'area minuscola. Che cosa quindi si vuole decidere per il futuro città? Sono aree distanti fra loro, ma che possono essere anche collegate con un trade union, con una linea immaginaria che possa essere ad esempio la famosa Circle Line di cui tutti hanno parlato, oppure questo cerchio verde di cui molti stanno parlando, l'idea di unirli tramite passaggi pedonali e unendoli alla rete già molto fit dei parchi milanesi. Insomma, siamo di fronte a una scelta epocale per la città di Milano. I 7 scali ferroviari più, passate città, da ora in avanti lo chiameremo così, l'ottavo scalo, che è quello dei mercati generali, un'area davvero immensa. Io vi invito a passare da quel di Viale Molise, girate dentro un attimo verso l'ottomercato, vedrete degli spazi immensi, completamente abbandonati, e che, lo dico direttamente all'azionista di maggioranza di Sogemi, cioè il Comune di Milano, sei l'azionista di maggioranza, fai sentire la tua voce. Sogemi è una società di diritto privato, benissimo, ma tu sei l'azionista di maggioranza, caro Comune di Milano, quindi puoi fare qualcosa di buono e devi farlo per questa città. C'è chi invece in questa città le cose le fa a prescindere e le fa molto bene, sono tutta quella rete di associazioni, di volontariati, di persone che per il bene della città si uniscono e fanno cose. C'è un'associazione che unisce tante associazioni per cercare di fare ancora meglio, per cercare di portarle a un livello superiore, e tra gli eventi più importanti che fanno, o forse più famosi, forse perché è quello più, diciamo, visibile visto il numero e la grandezza dell'evento, c'è questo Pixel Picnic al Parco Sempione, che adesso ci sentiremo raccontare dalla viva voce di Elena Malara di Non Riservato. Buongiorno Elena, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi per questa chiamata. Salve. Grazie mille, grazie di questa bellissima voce squillante che insomma all'alba del 10 della mattina ancora ad alcuni serve per una sveglia, perché insomma questa Milano che si sveglia presto, in realtà noi che partiamo alle 7:30 del mattino spesso e volentieri vediamo che fa fatica a carburare, quindi una bella voce squillante, siamo ben contenti di sentirla. Allora, ho detto giusto, no? Non Riservato è un'associazione culturale che unisce tante altre associazioni, giusto? Sì, allora, Non Riservato è una APS, un'associazione di promozione sociale, che nasce dalla volontà di riunire diverse realtà tra nuove imprese, enti informali e anche istituzioni che lavorano per riattivare lo spazio pubblico e la socialità negli spazi pubblici. La socialità creativa, quindi in questo caso cercare di portare arte e cultura negli spazi pubblici per riattivare le persone. Il vostro evento, diciamo, forse più famoso, ma proprio perché... Quante persone porta? Adesso poi me lo dirai, Elena, cioè è veramente una moltitudine di gente. È questo Pixel Picnic, un picnic al Parco Sempione, giusto? Sì, esatto. L'anno scorso è stata la prima edizione
che ha portato, noi abbiamo contato un 4.000 persone, la questura ha detto che erano addirittura 8.000 presenze, quindi abbiamo smosso un bel po' di persone, siamo stati molto molto contenti. Quest'anno era calendarizzato per il 7 maggio, poi causa brutto tempo l'abbiamo rimandato a questa domenica, che ci sarà un bellissimo sole, quindi ci aspettiamo davvero di avere tante tante persone a cui noi offriremo un intrattenimento culturale con musica, giochi, workshop e anche biciclettate in giro, perché come dicevo prima abbiamo tante realtà diverse nella rete che offrono tante attività diverse, e alle persone le invitiamo a portarsi il loro panino e il loro pacchettino per i picnic, e nel caso vogliono mangiare qualcosa di diverso troveranno anche birre artigianali e gelati e altre cose fresche che magari da casa non si portano ma che possiamo offrire noi. Che cosa c'è alla base di questo picnic? Immagino che c'è, non eravate, non è che una mattina vi siete alzati e dicevo voglio andare a mangiare al parco, invito mezza Milano a venire con me. C'era no, qualcosa di più profondo, immagino, no? Assolutamente, la storia di Pixel Picnic in realtà è molto bella e parla anche tantissimo della storia di Non Riservato. Non Riservato nasce un bel po' di anni fa, nel 2010 anche prima, dalla curiosità di un'associazione ex voto, che è una delle fondatrici, di capire quante altre realtà lavorassero a Milano per gli spazi pubblici e la socialità. Hanno iniziato questa mappatura che poi è scaturita nell'unire insieme tante forze diverse che poi hanno partecipato a un bando e hanno vinto un bando Cariplo e hanno costituito Non Riservato. L'idea di Pixel Picnic nasce da un'idea condivisa da diverse persone della rete, perché noi facciamo così, noi riuniamo queste realtà, gli diamo la possibilità di progettare assieme da tante idee diverse, poi ne nasce una unica che noi riusciamo ad andare a produrre, no? E creare delle attività, degli eventi. Il Pixel Picnic nasce da un'idea di un nastro rosso che unisse delle persone in uno spazio verde, e da lì questa idea che è stata data da Fabrizio Cosi, che è stato il fondatore dei Podisti da Marte e che è venuto a mancare 2 anni fa, è scaturita questa idea del picnic. Quindi occupiamo un grande spazio pubblico e diamo la possibilità alle persone di riunirsi attorno a quella che è la dimensione di socialità più naturale che viene anche dagli italiani, che è la tavola, quindi facciamo un grande picnic e noi cerchiamo di far conoscere le realtà e dare una dimensione diversa anche di come si usa lo spazio pubblico, portando contenuti culturali e attività creative. Il titolo da cosa arriva, questo Pixel? Ecco, anche questa è una storia che io ne ho sentito di diverse versioni, perché stiamo sforando già nella leggenda e nella mitologia interna. Alla seconda edizione già, fantastico. Esatto, già abbiamo le mitologie in ufficio tra di noi. E l'idea era proprio di riunire questi pixel che si possono trovare in città e riunendo persone con altre persone creare questo enorme chilometro di socialità. Quindi vedere il pixel che insieme ad altri pixel forma una grande immagine. Catena di socialità, sì. Elena, dacci allora le coordinate per poter venire ad aggiungere il nostro piccolo pixel. Allora, innanzitutto non vi preoccupate per la tovaglia, perché la forniamo noi, prima cosa. Quindi venite pure sprovvisti di tovaglie, ma portatevi le coperte magari e le sdraio, tutto quello che volete. Venite domenica, questa domenica 28 maggio, dalle 11 fino a più o meno alle 6-7, e noi chiuderemo ufficialmente alle 20. Un pranzo lungo, quindi alle 20, sì, è una giornata lunga, poi vediamo cosa succede. E ci trovate nel punto di Parco Sempione, tra il Teatro Continuo di Burri e l'Arco della Pace. Quindi lì in mezzo sarà l'area dedicata. Esatto, come l'anno scorso, la stessa posizione dell'anno scorso. Saremo proprio lì davanti al palco, al Teatro Continuo di Burri. Perfetto, va bene. Elena, io ti ringrazio davvero tanto, ci vediamo a questo punto domenica per farci una mangiata tutti insieme. Certo, comunque noi siamo sempre qui aperti quando Non Riservato ha qualcosa di nuovo da raccontare alla città. Vi aspettiamo con i microfoni aperti. Fantastico, grazie mille, ci sentiamo presto, allora ci vediamo domenica. Perfetto, grazie mille a te Elena. Buona giornata, ciao. Bene, appunto, allora, ve lo ripeto ancora, Pixel Picnic, sul nostro sito internet trovate tutte le coordinate, una bella iniziativa appunto per unire davvero questa idea di tanti piccoli puntini che siamo, ognuno di noi, ognuna della nostra realtà, come può essere Milano News, come può essere la vostra associazione, la vostra social street, la vostra scuola elementare, l'associazione dei genitori, insomma,
tante realtà, Milano ne ha tantissime, abbiamo i dopo scuola, abbiamo i teatri, abbiamo i cori, le parrocchie, abbiamo parlato spesso e volentieri con Walter Cherubini della Consulta Periferia Milano, qui, insomma, tutte queste realtà sono tanti piccoli puntini, tanti piccoli pixel che possono essere uniti per creare appunto quella bellezza, quel disegno stupendo che è Milano. Io vi ricordo sempre di provare, so che anzi qualcuno ci prova però ci c'è sempre occupato e lo so, poi ci facciamo prendere la mano dalle chiamate che facciamo in diretta, ma c'è lo 0249526033 a cui potete chiamare. Stiamo implementando anche una linea WhatsApp e una linea cellulare in modo che possiate chiamarci in ogni ora del giorno e della notte, poi vi dico la verità, non è che vi rispondiamo a tutte le ore, però cercheremo davvero di rispondervi il più possibile, il più velocemente possibile. Io a questo punto vi ringrazio, a questo punto vi do appuntamento ad oggi pomeriggio alle ore 18 con l'edizione della sera di Milano News per Good Morning Milano. Ci rivediamo invece lunedì mattina. Grazie mille, arrivederci a tutti e buon weekend.